Madre Maria Skoptsova, al secolo Elisaveta Yurevna Pilenko, è una figura molto importante dell'emigrazione russa agli inizi del XX secolo. Nasce in Russia, nella sua giovinezza partecipa a dei circoli poetici dell'età d'argento e diventa amica di Bloch in particolare. Poi le vicende burrascose della sua esistenza la porteranno ad avere due matrimoni. Da lei nasceranno tre figli e insieme al secondo marito, Skopzov, lascerà avventurosamente la Russia emigrando nel corso della guerra civile. Arrivata a Parigi, alcuni avvenimenti, l'incontro con il movimento cristiano ortodosso, la morte della figlia Nastia nel 1926, l'incontro con alcune grandi figure di teologi e pensatori religiosi, la porteranno a una conversione sempre più profonda al cristianesimo e fino a prendere i voti nel 1931. Sarà però sempre una monaca molto particolare. Il suo sentimento più profondo è quello di una liturgia che dalla Chiesa si dilata a tutto il cosmo, a tutto l'universo, e questo la porterà a sentire un amore veramente infuocato per il prossimo, per gli ultimi, per i bisognosi, a spendersi totalmente al loro servizio, creando opere di carità, come ad esempio una mensa per barboni, un ricovero per persone che non avevano la possibilità di avere una casa, e negli anni della guerra si dedicherà a salvare gli ebrei. Proprio per questo motivo finirà in campo di concentramento e a Ravensbrück, pochissimi giorni prima della liberazione, nella primavera del 1945, perderà la vita offrendosi al posto di un'altra detenuta. Questa è in sintesi la vita di Maria Skoptsova, di cui alla Biblioteca dello Spirito abbiamo voluto presentare un libro. Buonasera a tutti, sono lieta di salutarvi tutti stasera in nostro centro culturale Biblioteca dello Spirito insieme alla nostra libreria Primus Versus. Continua il nuovo ciclo di incontri e di presentazione di libri. Stasera, vedete, abbiamo degli ospiti molto importanti, molto interessanti, che ci parleranno di un libro, il libro di Madre Maria Skoptsova. È un libro che è uscito l'anno scorso ed è un volume di un grosso disegno che comprende 5 volumi di sue opere. Chi abbiamo oggi noi ospite? Cominciamo innanzitutto da Natalia Litvinceva, che è una dei curatori di questo volume, e di questo ci parlerà stasera, e anche un collaboratore scientifico della Fondazione dell'Emigrazione di Solzhenitsyn. Poi c'è il diacono Leonid della Parrocchia del Salvatore molto misericordioso e Anna Shmaya Belikanova, che è stata il consulente scientifico di questo volume ed è un importante teologo. Come vedete, questa sera sarà una serata molto intensa e molto interessante. Ancora 2 minuti prima di passare la parola ai nostri ospiti. Io vorrei farvi anche vedere, presentare 2 libri che sono dedicati a Madre Maria, che esistono nella nostra libreria. Uno è un suo saggio molto interessante, breve ma molto denso, un testo di Madre Maria, I tipi della vita religiosa. Come noi diremo stasera, come i nostri ospiti sono sicura diranno, quello che è stato Madre Maria e quello che lei ha scritto è estremamente attuale anche oggi, e i suoi giudizi sulle vie, su quali possono essere i tipi, le scelte, gli indirizzi della vita religiosa, quali possono essere anche le tentazioni, i pericoli, che cosa libera l'uomo nel cammino verso
la sua verità e appunto sono tutte cose che sono contenute in questo testo veramente straordinario. E poi abbiamo anche una biografia di Madre Maria Skoptsova scritta da Ksenia Krivoshein, anche questo è un libro che potete acquistare da noi. Ma ora passiamo al tema principale della nostra serata, passo la parola a Natalia Likvintseva. Buonasera. Buonasera. Io vorrei probabilmente cominciare da quello che è l'intento generale, il disegno generale del nostro progetto, di cui il nostro libro è il volume 2, anche se ogni libro ha un senso a sé stante. E questa opera di Madre Maria è proprio stata voluta, pensata come la possibile raccolta, la raccolta più piena possibile di tutte le opere di Madre Maria. E io tra il resto voglio ringraziare le persone che mi hanno aiutato a curare questa raccolta. In particolare voglio subito ringraziare Anna Schmein-Velikanova, che è stata appunto uno dei collaboratori più preziosi. Oltre a lei, ricordare anche Tatiana Viktorova, senza la quale anche non sarebbe stato possibile realizzare questo progetto, perché Tatiana Viktorova ha fatto questo enorme lavoro raccogliendo tutti i testi negli archivi un po' in tutto il mondo, a New York, l'archivio di padre Sergi Gakel, che si trova là, che è stato il primo studioso e l'autore della migliore biografia di Madre Maria e che quindi ha reso effettivamente possibile raccogliere tutto questo materiale, quindi l'archivio di padre Sergi Gakel, poi l'archivio della Medvedeva e l'archivio anche di Rzhakovsky e di Klepinin. Inoltre ci sono le lettere che si trovano nell'archivio Orgali, al Garf, dove si conservano per esempio gli articoli scritti per i giornali, per la stampa periodica. Sono tutte cose che sono entrate a far parte del primo e del secondo volume, cose che non sono mai state pubblicate finora e che adesso sono per adesso presentate. Qui per esempio c'è una lettera a Berziaev così pure ci sono altri materiali molto preziosi che entrano qui per la prima volta. Cioè effettivamente Tatiana Viktorovna ha fatto questo lavoro enorme proprio di raccolta di questi materiali di archivio. Senza di lei l'edizione non sarebbe stata possibile. L'idea generale di questi 5 volumi è di presentare un quadro biografico completo di Madre Maria, non tanto e soltanto cronologico delle sue opere, certamente c'è anche questo criterio, quanto piuttosto creare una specie di biografia spirituale. Quel primo volume, che era uscito nel 2012, sono entrate le opere del periodo precedente all'immigrazione e della prima parte dell'immigrazione, sono in particolare la prosa artistica e le memorie. Anche se ad esempio le memorie famose su Bloch sono già state scritte più tardi nel 1936, comunque questa idea del secolo d'argento, della rivoluzione e quindi è la prima fase del pensiero di Madre Maria, allora è Elisabetta Yurevna Karavaeva. Sono appunto in parte materiali dell'epoca e in parte riflessioni posteriori, ma comunque dedicate a questo tema. Il secondo volume, che è quello che noi abbiamo qui adesso tra le mani, è
il secondo tentativo di riflettere. E qui entrano le opere della seconda metà degli anni 20, dal 24 al 1931, cioè quando Madre Maria prenderà i voti. Quindi noi abbiamo scritto Madre Maria, ma in realtà è in questo periodo è Elisaveta Yurina Skoptsova. E così con questo nome lei si firma, oppure con lo pseudonimo Yuri Danilov. Sono entrate le sue opere più importanti, e cioè la sua, i suoi saggi sulla storia della filosofia. Poi ci sono appunto tre libretti dedicati a Khomyakov, a Dostoevsky e a Salavyov. Poi ci sono delle sue raccolte di vite di santi e un grosso blocco che è dedicato alla sua pubblicistica. A cominciare dal 1924 scrive degli articoli per vari giornali, per varie stampa periodica, e qui per la prima volta sono raccolte testi che fino adesso non sono mai stati pubblicati e letti al di là del momento in cui vennero pubblicati. Poi adesso voglio proseguire un po', diciamo, in questo disegno generale, nel terzo volume, che cosa entreranno? Le opere teologiche. Opere teologiche e saggi che saranno scritti nella metà degli anni 30. Quindi sono delle opere teologiche molto profonde che sono dedicati ai problemi della maternità, al monachesimo, all'ascesi. E poi ci sarà parte della pubblicistica che non è entrata in questo volume, ma la parte della pubblicistica degli anni 30. Questo è il terzo volume. Il quarto volume saranno le sue ultime e anche le più profonde opere ortodosse, il periodo dell'azione ortodossa, e poi tutte le opere del periodo della guerra. Ad esempio entrerà a far parte di questo volume il saggio I tipi della vita religiosa, e l'ultimo, il quinto volume, noi vogliamo raccogliere la sua poesia, i suoi versi, in parte anche inediti. Lei ha cominciato a scrivere versi fin dalla giovinezza e ci sono state delle poesie che lei ha scritto anche a Ravensbrück, quindi la poesia l'ha accompagnata in tutta la vita. E l'idea era quella di pubblicare appunto tutto quello che è stato da lei scritto, così pure anche i suoi misteri. In questo volume io ho visto che è una persona che arriva dalla Russia e vede quali sono i problemi dell'immigrazione, le nuove prospettive che esistono nel paese occidentale. C'è una sezione che per me è molto interessante, quella che lei dedica ai pensatori russi. Anche lei poi diventerà parte di questa eredità dei pensatori russi. Se si può dire, qual è il suo sguardo sintetico su questi pensatori russi? Grazie Giovanna, effettivamente lei si butta, diciamo così, nella filosofia russa, e possiamo discutere un filosofo, lei un teologo, ma comunque è molto interessante questo suo ingresso nella storia della filosofia. Io vorrei però far precedere questo racconto sulla sua posizione nei confronti dei pensatori russi parlando un attimo di come siamo all'inizio della sua emigrazione, metà degli anni 20, quando arriva insieme alla famiglia Tiflis, Costantinopoli, e poi arriva finalmente a Parigi, e nel 1926 accade un avvenimento che costituisce una svolta nella sua vita.
In ogni volume c'è una parte di memorie che ci parlano appunto degli avvenimenti collegati a questo periodo della sua vita. E così pure anche le lettere ci aiutano a entrare nella sua biografia. Abbiamo per esempio tutta la parte dei diari che seguono, che accompagnano la morte della dinastia. Altro momento molto importante in questo volume è il suo incontro con il movimento studentesco ortodosso russo, che avviene subito dopo la morte della figlia, quindi 3 mesi dopo. Dopo questa terribile morte della sua bambina, lei incontra questo movimento ecclesiale ortodosso. E questo incontro è fondamentale per questo volume, perché molti aspetti, molte della sua pubblicistica e molte anche delle sue riflessioni filosofiche sono legate proprio a questo incontro. Ma che cos'è questo movimento? Ci sono tante memorie, si parla in tanti luoghi di questo movimento, ma è molto difficile dare una definizione perché si parla dei congressi che erano stati fatti, quali relazioni erano state lette da chi, ma è difficile da tutte queste, diciamo, da tutti questi dati che ci restano, cercare di cogliere quella che è stata l'atmosfera che vi si respirava. Una delle testimonianze ci dice, per esempio, che durante uno di questi convegni venne vissuta un'esperienza vera e propria della Pentecoste, perché questa preghiera, questa liturgia che a un certo punto era nata quasi senza volerlo, senza averlo pensato prima, diventò come una specie di miracolo ed è questa esperienza di chiesa che diventa la cosa fondamentale di questo movimento. Quindi tutta la teologia di Madre Maria si svilupperà proprio come creatività che nasce, che scaturisce da questa liturgia. Siccome fino da questo momento la preoccupa, la interessa, la interroga molto il rapporto con la Russia, come del resto era per tutti gli immigranti, lei organizza un circolo per lo studio della Russia. E ci sono documenti di questo circolo, ci sono vari elenchi. Il suo direttore, diciamo, diventa Georgi Fedotov, vi partecipa Verdiaeva e altri. E questi suoi libretti di cui abbiamo già parlato sui singoli pensatori che escono da Imcapress sono proprio i frutti di questo circolo. E la cosa più che salta agli occhi è la fede, la fiducia che lei ripone nel loro pensiero. E noi abbiamo perso la Russia con la rivoluzione. Eppure la consapevolezza è quella che noi siamo nati in questo ambito, dobbiamo quindi capire la Russia da cui proveniamo per poter entrare noi stessi, inserirci noi stessi in questo alveo del pensiero russo. E quindi con queste sue idee, con questa sua comprensione della filosofia, del pensiero, della tradizione russa, lei comincia a parlare in questo circolo, comincia a parlare nelle conferenze che fa in giro e la sua idea fondamentale nella storia della filosofia è che esiste un alveo principale, un campo fondamentale del pensiero, di un pensiero vivo. Un pensiero che può cambiare la storia. Il fatto che Dio partecipa al mondo e il mondo partecipa di Dio. Ha delle idee che sono anche assurde, perché cioè, per esempio, lei sostiene l'idea di Mosca Terza Roma, che è un'idea sciovinista.
Perché lei vive una tale fede nella Russia e nella sua missione che al di fuori da ogni disegno politico, da ogni calcolo politico, capisce che la Russia ha una sua missione. Per lei è molto importante Khomyakov con la sua concezione della Chiesa, Dostoevsky e anche Vladimir Solovyov con la sua idea. E quindi l'idea della. C'è un bellissimo dialogo, per esempio, in cui lei fa dialogare i suoi pensatori sull'esempio dei dialoghi platonici. E fa in qualche modo dibattere tra di loro. Lei usa delle citazioni che usa molto appropriatamente, anche se cita sempre a memoria, e fa come reagire tra di loro questi pensatori per trovare il senso comune della Russia. Ebbene, questi gruppi di testi sui pensatori della Russia si intrecciano con delle burrascose discussioni sulla Russia, sulle future sorti della rivoluzione. Parla appunto delle forze vive della Russia che c'erano in Russia, cerca di trovare nella Russia che c'era del passato, nella Russia che ancora c'è, cerca addirittura di valorizzare anche il Komsomol per trovarci qualche cosa di vivo, di attuale, di inautentico. Ed è bene proprio questa sua fede, questa sua cerca, tentativo di trovare la verità, la vivezza di tutto, addirittura anche nella Russia sovietica, di vedere ciò che c'è di vivo nella storia del pensiero e lavorare con questo pensiero, è lo sguardo con cui lei comincia a guardare anche l'immigrazione. La sua pubblicistica comincia in genere da alcuni rapporti, ad esempio i dati sulla situazione difficile degli operai. E lei cerca sempre di aiutare, quello che fa in tutta la sua vita, cerca di far vedere i bisogni, le necessità, le esigenze. E ben presto comincia a sentire una sua voce anche proprio di autore, che noi troveremo poi espressa al massimo negli articoli di teologia. Ad esempio, c'è un articolo scritto nel 28 intitolato Due avvenimenti, un articolo straordinario, dove descrive l'esecuzione capitale di due delinquenti. Io poi ho cercato gli articoli sui giornali per vedere appunto di chi si trattava. Io ho cercato i giornali dell'epoca ed effettivamente quello che lei racconta sono cose che si leggevano nei giornali del tempo. Erano fatto una sessantina di furti e 9 omicidi. E nel giorno in cui vengono uccisi questi due assassini, arriva anche un altro criminale che era un gioielliere e che era stato accusato di aver ucciso un commerciante con cui era in commercio. Era una questione appunto di una questione di furto. E la folla gridava sia messo a morte, sia messo a morte. Questo articolo straordinario di Madre Maria, allora ancora Zaveta Yurovna Skabtsova, che lei dice: ma c'è anche un altro terzo avvenimento peggiore di queste due esecuzioni,
Lei dice la cosa peggiore è, non è neppure che siano stati uccisi, che la folla abbia gridato ammazzateli, ma il silenzio dell'emigrazione russa. Eppure lei dice noi abbiamo visto la CK, abbiamo visto i boia del nostro regime che uccideva, eppure noi non abbiamo ancora il coraggio di levarci contro queste condanne a morte. Allora per noi non c'è salvezza. Una donna di servizio, una popolana parigina, può anche dire ammazzate, ammazzate, ma noi che abbiamo assistito a tanti delitti, a tante morte e ferite e ferate, noi dobbiamo imparare a perdonare, perché c'è una croce sul Golgota che ha cambiato tutta la storia e dopo di questa non ci può essere nessuna condanna a morte, neppure sanzionata allo Stato, ogni condanna a morte è un delitto. Ebbene, questa voce così viva, così commossa, immaginatevi in un normale giornale dove si parla di delitti, di cronaca, ed un tratto si parla così di Cristo, prendendo spunto dall'esecuzione. Grazie, certamente noi diciamo Madre Maria oppure Elisaveta Jurevna, visto che in questo libro lei è ancora prima dei voti monastici, è una figura che non ci lascia dormire in pace. Lei diceva è meglio essere isteriche, meglio gridare piuttosto che star lì a bere il nostro tè con i nostri pasticcini. E quindi vivere un cristianesimo che dorme tranquillo e che è chiuso in se stesso. Questo è proprio quello che lei non riusciva a tollerare e che lei vedeva come ieri e forse oggi, punto di domanda, come la maggiore tentazione. Io vorrei chiedere, padre Leonid, io so che lei ha letto questo libro. Ma so anche che Madre Maria per lei è una figura commovente, una figura che ha voluto dire molto. Lei può condividere con noi le sue impressioni di lettore di questo libro? Buonasera. Io, certo, qui ci sono le persone che hanno lavorato su questo libro, io non ho lavorato e non l'ho neppure letto interamente, purtroppo, fino adesso, ma quello che ho letto mi ha molto colpito e vorrei appunto condividere le mie impressioni personali. Io vorrei parlare di questo volume, ma vorrei anche parlare della mia conoscenza, del mio incontro con la figura di Madre Maria. Io mi sono incontrato con lei prima di aver incontrato il Vangelo, si può dire. Vorrei raccontare come mai, da quale fonte. Io comincio un po' da lontano. È la mia nonna, che era nata a Mosca nel 29, nonna Lida, faceva parte di un gruppo di bambini che andavano a spasso per i bulvari insieme alle loro bambinaie e intanto imparavano il tedesco. In questo circolo, in questo gruppetto, mia nonna incontrò una bambina che si chiamava Marochka, di cui poi restò amica per tutta la vita. Sono morte 10 anni fa, tutte e due ormai, ma tutta la vita sono state amiche tra di loro. Marochka, io l'ho sempre conosciuta soltanto come Marochka, mi ha sempre chiamato vecchietto. Mi chiedeva, ma vecchietto mio, ma come vanno gli affari tuoi? Ebbene, questa Marochka era sorella di Sergei Kolosov, un regista sovietico. E io sono stato, ero sempre ospite fisso in casa loro, da lui, da sua moglie. E nel 1982 fecero un film. La mia conoscenza con Madre Maria comincia proprio da questo film. Io non l'ho più visto da allora, non so come lo guarderei oggi, con quali occhi, ma allora mi aveva molto colpito la figura di Madre Maria. Poi, quando ho letto
Quando ho visto, ho letto una lezione di padre Alexander Mann su madre Maria Skoptsova, ho visto che lui diceva che il film era naturalmente stato censurato, che c'erano molti passi, anche molti punti cruciali erano stati, diciamo, fatti in modo arbitrario, ad esempio quando al momento dell'arresto l'ufficiale della Gestapo le dice che lei ha aiutato gli ebrei. E lei dice che è disposta ad aiutare tutti e avrebbe aiutato anche i tedeschi, per far vedere come per Madre Maria non c'era nessun confine. Invece nel film si dice: no, a voi tedeschi, a voi nazisti non vi avrei assolutamente aiutato. Ma naturalmente padre Mann diceva che non dobbiamo giudicare troppo severamente questo film. Io comunque sono molto grato di aver visto il film a suo tempo e di aver in qualche modo potuto incontrare Madre Maria. Poi ho avuto la possibilità di conoscere padre Sergei Gacchia, l'ho fatto con lui delle lunghe conversazioni telefoniche, non l'ho mai visto dal vivo, ma ho parlato per ore con lui al telefono. Quando è morto, poi nei necrologi, ho letto che effettivamente era un uomo che amava molto chiacchierare al telefono. E quindi io potrei sottoscrivere questa frase del necrologio. Poi ho letto gli articoli, le opere di Madre Maria e queste sono state molto per me importanti, così come mi sono piaciute moltissimo le fotografie delle sue opere artistiche, dei suoi ricami, di quello che aveva fatto con le sue stesse mani. Io vorrei parlare delle vite dei santi che ci sono in questo volume. Ho preparato addirittura anche qualche citazione. Prima del nostro incontro, Anneliese mi aveva detto che forse non vale la pena di riportare le citazioni, ma a me sembra, perché il tempo è poco, poi la gente fa fatica ad ascoltarle, ma a me sembra che valga la pena perché è la voce della stessa Madre Maria. Выборе этих цитат. Вот, но вот и про жития святых из этого тома тоже самое хочется сказать. С одной стороны, это вроде бы хорошо Da знакомые un лица и lato sono фигуры. vite di С santi che другой noi стороны, conosciamo bene, dall'altro это очень, sono, как тут в приложении, очень интересно, come что dice poi там alla fine del есть volume, nell'allegato Gheorghi Fedotov, io ringrazio Madre Maria per la tendenziosità nella scelta di queste vite, perché effettivamente noi davanti a queste vite spesso saremmo passati via senza accorgerci. Invece Madre Maria ne dà una lettura. A me interessa sempre vedere come una persona rilegge dei testi ben conosciuti, ad esempio il Vangelo, le vite dei santi. Che cosa per lui è importante, che cosa in qualche modo rispecchia la sua esperienza. E quindi vedo per esempio che Gheorghi Fedotov dice che Elisaveta Jurevna non ha una finalità artistica e in particolare parla del suo articolo sui Folli per Cristo, che gli Iurodivi, Folli per Cristo, preferiscono fare appunto la figura dei pazzi per non in qualche modo indurre in tentazione gli altri davanti alla propria virtù. Un pensiero semplice, se volete, ma veramente bellissimo. Вот. Но о выборе этих La текстов, scelta все эти di тексты, questi конечно, testi ну, как и многое в житиях святых, но тут выбор, нарочито скандальная подборка. è una raccolta, io definirei un po' scandalistica, Во многом это объединено общим сюжетом. perché Святые, которые берут на себя sono santi другого che человека, тоже prendono su di sé in вари касаются modi, in вари maniere, il душа и peccato degli altri. э,
in senso mistico davanti a Dio, ad esempio, dicono che il mio peccato, che il tuo peccato passi su di me. Ed è impressionante leggerle proprio nel suo racconto, perché è proprio stata la storia della sua vita. Era quello che lei voleva, quello che desiderava, è stato proprio la causa della sua stessa morte, il prendersi su di sé il peccato e il dolore dell'altro. Per esempio, c'è questo Ioannichi il Grande che prende su di sé il peccato di una monaca che era piena di tentazioni, perché nell'amore, per amor tuo, io voglio assumermi le fatiche della tua strada. E quindi è quello che fa Madre Maria, prendendo su di sé la vita dell'altro senza porgli nessuna condizione, senza chiedergli di convertirsi, di diventare ortodosso, ma semplicemente assumendosi l'altro in toto. E in questo modo, prendendo su di sé il peccato di questa monaca, Ioannichi il Grande si trova in una specie di deserto di tenebra, un deserto di morte, di corruzione, dove le forze del male sembrano essere diventate gli unici padroni dell'universo. Ebbene, oggi io vorrei ricordare il fatto che è la memoria del San Silvano del Monte Athos. Certo, sono figure molto diverse, lui e Madre Maria, ma questa idea del prendersi su di sé l'inferno dell'altro ci ricorda moltissimo la sua storia, il suo cammino di vita, questa compassione per il mondo. E in cambio di questo, lui vive l'esperienza di Adamo abbandonato da Dio. Proprio attraverso la compassione per tutti, rifà la stessa esperienza di Adamo quando Dio si allontana da lui. Il mondo che diventa deserto ricorda appunto l'Adamo abbandonato e piangente di Silvano del Monte Athos. Un'altra citazione da un'altra vita è la storia di due fratelli. Uno dei due fratelli che chiede al diavolo di lasciare libero il fratello e invece di insediarsi in lui, e si prende quindi su di sé lo stato di peccato, di male del proprio fratello. Questa è una cosa molto importante per il XX, per il XXI secolo. Ci sono molte parole di Metropolitano Antonio che ci parla di questo. Di storie di questo genere, in cui il maestro discende fin nell'inferno, in cui vive l'altro, e questo per trarlo dall'inferno. L'amore che dà questo coraggio, questo ardimento, è una cosa estremamente viva, piena di audacia, è così importante. Ed è proprio ciò che nella Chiesa oggi ci manca. Io sono arrivato alla Chiesa perché avevo sentito una riflessione di una persona che aveva condiviso queste due. Una persona che aveva detto che non si può in nessun modo pregare per i suicidi, perché altrimenti ti invaderanno i diavoli. Ma in realtà, e quindi l'idea era quella che bisogna vivere in pace, tranquillamente, senza crearsi dei problemi. Un'altra citazione che voglio citare, un altro pensiero che voglio citare, è l'ultima apparizione di Madre Maria nella mia vita.
Innanzitutto, nella nostra parrocchia c'è stato un nostro amico, un parrocchiano della nostra parrocchia, che stava preparandosi a prendere gli ordini sacri, Georgi Velikanov, che è morto in circostanze che ricordano moltissimo le circostanze della morte di Madre Maria. Io sono certo che non è un caso, ma per Gosha, per Georgi, Madre Maria era un punto di riferimento. Lui è morto perché ha cercato di salvare un barbone che era ubriaco, che si trovava sui binari, e in questo modo, salvando lui, ha trovato la morte lui stesso sotto il treno. Lui non voleva certo morire, ma per poter salvare l'altro è morto. E questo non è un episodio isolato nella biografia di Georgi, ma è stato come una conclusione del suo amore, della sua carità, per queste persone, per gli ultimi, per i deboli, per i sofferenti con cui era sempre in contatto, che aiutava, che ospitava. Gosha, Georgi, aveva scritto vari testi, tra cui alcuni testi liturgici. Si è conservato tra questi anche una liturgia, un proprio liturgico per i martiri di Parigi. E quello che si è conservato, ci sono delle citazioni del Vangelo che sono trasformate in testi liturgici. Sul pane del cielo, sul pane della vita. Perché proprio questi testi sul pane celeste, sul pane di cielo? Io non ho mai parlato con lui a suo tempo, ma ricordiamoci che Madre Maria in alcune icone è raffigurata con un pane, perché lei offre agli affamati del pane, siccome siamo a Parigi, addirittura non è una semplice pagnotta, ma una baguette. E questo è stato un fatto molto importante nella vita della nostra parrocchia. Madre Maria è entrata così attraverso di lui nella vita della nostra parrocchia. Nella seconda cosa che vorrei dire è che molto spesso in queste vite di santi c'è il tema del fuoco. Persone che si buttano nel fuoco, eccetera, eccetera. E lei stessa dice di sé: la mia fine sarà nel fuoco. Io vorrei raccontarvi che un paio di anni fa mi sono messo a creare insieme ai miei figli delle immagini fatte con dei cartoni, con dei compensati, di soggetto religioso, e tra questi ce ne sono state due legati a Madre Maria. Innanzitutto volevamo fare una vita di San Basilio, folle per Cristo. E io pomno, e io ricordo quando c'è la festa di tutti i santi nella Chiesa russa, quando si fa tutto questo elenco di santi, non cito sempre tutti i santi, sarebbe impossibile, ma tutti, diciamo, i folli per Cristo, quelli li sento. E qui in questo libro c'è anche un racconto di Madre Maria sui folli per Cristo. E dice che i folli per Cristo non salvano semplicemente la propria anima, ma salvano il mondo. E così ho voluto fare un'icona di San Basilio. E ci ho messo un testo preso dal poema di Madre Maria, preso dal giorno della festa dello Spirito Santo. Grazie a te, Padre Leonid, la ringrazio molto. Adesso vorrei
Vorrei dare la parola ad Anna Ilinichna, Shmuel Vilcano, con questa domanda. Elisaveta Jurovna, in questi anni, in questo volume, non è ancora monaca, è una personalità molto complessa. Il tema della Chiesa qui è uno dei temi centrali, mi sembra, in questo volume, sebbene non sia ancora monaca. Tema della Chiesa, ma il tema della libertà. Che cosa lei come teologo vorrebbe dire di questo? Io direi che madre, che non è il tema. Io vorrei dire che in questa volume il tema della Chiesa non è così centrale come nel quarto volume. Qui è più un problema per l'immigrazione. Che cos'è la Chiesa nell'immigrazione e non la Chiesa in quanto tale? E naturalmente molto importante le vite dei santi, anche qui emerge il problema della concezione della Chiesa, che è particolare di Madre Maria, specifico di Madre Maria. Dire che Madre Maria è una personalità complessa a me non sembra, a me, io direi piuttosto che una personalità grande, ma nel suo fondamento di una enorme semplicità, come un diamante. È più che altro la complessità per noi il fatto che noi siamo inclini a vedere una persona o un mistico che è lontano dalla vita. Noi sappiamo che Delvig non amava la poesia mistica, diceva che è un freddo, la mistica qualcosa di freddo, qualcosa di lontano. Dall'altra parte noi comprendiamo che c'è anche una vita più che scorre più in basso, e quindi si può pregare, essere mistici oppure essere bassi. Invece Madre Maria unisce insieme queste due cose, la dimensione profetica e la dimensione quotidiana. E in questo senso questo volume è effettivamente pieno della vita del momento. E ci sono vari rapporti su cosa è successo, su avvenimenti dei vari. Che avvengono, è successo una certa cosa e quell'altra, hanno chiuso questa istituzione e hanno aperta un'altra. E questo, diciamo, quotidianità ci fa vedere che nella vita non ci sono così tante situazioni diverse. Non è un caso che Jung e Propp fanno vedere in ogni narrazione, come nella vita umana, le situazioni non sono infinite. In fin dei conti quello che viviamo tutti, uno nasce, incontra una ragazza, litiga con qualcuno per lei e così via. Per questo ciò che avviene e che sembra così importante al momento, in realtà sono tutte cose che poi ritornano. E d'altra parte la prospettiva profetica che vede la realtà di Madre Maria ci fa vedere l'importanza di quello che lei ha vissuto. Io vorrei dire due cose. La prima riguarda una sua opera che parla della Chiesa Libertà, non è quella Chiesa Libertà che sarà nel terzo volume. È un articolo di giornale che parla del fatto che c'è stata una lite all'interno
dell'emigrazione russa, e infatti i due partiti avevano la stessa posizione, vedevano la Chiesa entrambi come un comitato di censura, cioè la Chiesa come un luogo che prescrive delle cose e non permette di fare altrettanto, no, altrimenti la differenza è che gli uni volevano questo modello e gli altri lo rifiutavano assolutamente. E a me è sembrato che di sentire proprio la voce di quello che sta avvenendo al giorno d'oggi. Ad esempio quello che è avvenuto l'anno scorso quando c'è stata la discussione della tesi di un'ottima persona, un archeologo, un cristiano, io ero il suo controrelatore, ad un certo punto vengono fuori dei biologi che nessuno conosceva, che non sapevano niente di niente della Palestina e dell'argomento che stava trattando nella sua tesi, a parte la biologia su cui io non posso dire niente. E si sono messi a a dimostrare a questo povero archeologo che Dio non esiste, facendo vedere appunto che la scienza ha testimoniato, ha dimostrato che Dio non esiste. E dall'altra parte sono venuti fuori dei preti che hanno cominciato invece a discutere con questi dicendo Dio esiste e Dio è rappresentato dal comitato, dalla commissione sinodale. E quindi questo povero studente che aveva fatto un ottimo lavoro, che aveva fatto delle importanti scoperte, non ha potuto discutere la sua tesi. E io, leggendo l'articolo di Madre Maria, mi sono detta: siamo proprio allo stesso punto. È vero che la stupidità umana è un fenomeno costante, ma qui prende proprio le stesse forme. Ebbene, Madre Maria parla con una eccezionale semplicità che l'atto della scelta della fede è un atto di libertà, che la Chiesa è la realizzazione della libertà e non di una schiavitù, e che la libertà di pensiero e la vita della Chiesa sostanzialmente sono la stessa cosa, perché non ci può esistere né la libertà senza Chiesa né la Chiesa senza libertà. Queste stesse particolarità, questa particolarità di dimensione, di proporzione, di livello, della sua impavidità, io vorrei aggiungere a quello che lei ha già detto delle vite dei santi, non possiamo analizzare, non abbiamo il tempo di farlo adesso, ma ci sono delle bellissime opere e ci sono delle tesi di laurea, delle tesi di dottorato che sono dedicate proprio alle vite di Madre Maria, che esaminano queste opere, fanno vedere proprio la struttura. Quindi ci sono degli studi già sulle queste vite di santi e anche sui fogli di Cristo, e noi non abbiamo né il tempo né la possibilità di parlarne, ma io vorrei semplicemente osservare tre elementi. Il primo, ne ha già parlato lei, che il soggetto globale è prendere su di sé la croce altrui. La vita dei due fratelli dà, secondo me, la chiave attraverso una frase. Quando si dice che ciò che è male
nel debole diventa nel forte Yes, yes. sofferenze, Dio cioè battezzo c'è una sopra me. possibilità di trasformare il Anima male in Christi. sofferenza. Madre Maria non Simone Veil. poteva aver letto Simone Veil, Simone Immacolata Weil Concezione e di Maria. Simone Weil non poteva aver certamente letto neppure una Zmienienie riga di Madre Maria. zakonu Eppure jebus, glavnu la zakonu legge prigovoria Simone principale Veil, di Simone Weil, perché она и называет тяжесть и благодать свою книгу, мы ее так называем, вот, закон la legge превращения della зла в trasformazione праведность через della, divine жертву, del male они in sofferenza attraverso la говорят vittima моему innocente сердцу слова. è proprio Это то, espresso что я nelle бы stesse сказала, в parole. науке называется эмпирическим Io direi che è quello che la scienza доказательством. Два chiama человека, dimostrazione empirica, оба cioè due очень мудрые, persone, due оба santi, si свою possono жизнь dire, прожившие, due persone che каждый hanno взятие на себя vissuto тяжелое. la Они propria vita come il говорят, prendere su di sé il независимо peccato друг от altrui, друга, зло dicono, indipendentemente l'uno пропущено dall'altro, уже che il male предназначено. passato, che è attraversato dalla mia offerta, Это основное, и, diventa конечно, из того, что мы видим в этих sofferenza. житиях. Второе, это Il secondo во всех elemento этих è che in житиях tutte queste vite святой il присутствует santo и защищает людей, которые не difende delle persone che меняются. non Да, мы cambiano. знаем житийную Марию, Noi conosciamo in святой genere le trame delle Филипп, vite, no? блудница Il Прокопий. santo parla alla peccatrice, la Матерь peccatrice diventa Марии una и santa. святой Виталий монах Invece Madre проводят жизнь в этих Maria, житиях, San о Vitali, неупомянутых passa tutta la vita attraverso le prostitute, tra le prostitute, ma nessuna di loro diventa una monaca. Lui consola, conforta loro così come sono. E loro vengono ai suoi funerali uscendo da tutti i bordelli della città. Non sono diventate delle donne per bene. Escono dai loro bordelli per andare al funerale. Происходит, скажем, Oppure эконом quello che вороватый, viene con так и умирает, l'economo украв много, che вот, muore а dopo святой aver за него заступается, молится, но не rubato вернет. molto. E il santo prega Самый per lui, любопытный lo salva, случай, ma non gli cambia la Иисус с vita. Марохами жил, Poi c'è il santo мio preferito он так жил со che Смарохом, vive и tutta la скоро vita con i бросил, конечно, saltimbanchi. становится более I нравственным, saltimbanchi Иисус говорит, naturalmente diventano più нечестные, morali, не примыкаются peccano di meno, к bevono di meno, ma праведности, non а diventano вот degli eremiti, какой-то restano святой degli, за них молится и restano dei благодать. saltimbanchi. И третье, Un altro elemento ancora, c'è la vita там di una есть certa житие Марина, Marina это che fingeva di женщина, да, essere Марина un monaco e притворявшаяся che aveva монахом и educato окровенная, un и bambino. воспитывавшая ребенка. Этот сюжет, È un тяжелый, soggetto естественно, поскольку мы amato говорим, in molte vite. этот сюжет любим во многих житиях, E questo soggetto viene generalmente его interpretato nel обрабатывают senso всегда di на una ключе, straordinaria какое umiltà di изумительное Marina. смирение явила Марина, которая могла одним Che avrebbe жестом potuto con un solo продемонстрировать, gesto что она dimostrare che era женщина una и никакого ребенка не donna рожала, e non и aveva одна этого не сделала. dato alla luce nessun Мать figlio e non l'ha Марина mai fatto. идет по другому Madre пути. Maria Она пишет о sceglie том, о un'altra Марии, она strada. пишет, как она полюбила и пожалела Lei этого parla di ребенка. come В центр Marina повествования ставится не aveva клевета и amato смирение, e ma ставится aveva жалость avuto к этому ребенку, compassione per о questo котором она bambino, говорит, di как о cui lei сыне parla в этом ребенке. come di Она tutto il увидела mondo. весь мир In questo и bambino lei vede испытала tutto к il нему mondo e prova жалость. compassione per lui. В более позднее In время Мать tempo Мария сформулирует successivo, это Madre да, Maria вселенской avrebbe parlato di материнской. questo come della maternità universale. Прием Quando ребенком un bambino istintivно становится весь мир. adottivo diventa tutto il Спасибо mondo. вам огромное.